Amore, ma secondo te quanto è aerodinamica una casa? Quanto è aerodinamica cosa? Una casa? Tipo casa nostra. Boh, No, più piccola. ma sai, adesso ci sono quelle case di design che fatte a forma di siluro, di missile. Magari sono aerodinamiche. No, io mi riferivo proprio a una casa rettangolare, standard. Diciamo 4 metri per 9 e mezzo. Secondo me quella lì non vola mica. Esattamente come il proverbiale bombo, che è inadatto al volo, ma non sapendolo vola lo stesso, così, secondo le leggende, ha fatto la Santa Casa. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della Santa Casa dove nacque la Madonna e dove l'Arcangelo Gabriele le annunciò il concepimento di Gesù. Questa casetta se ne restò bella e indisturbata in quel di Nazareth per più di 1000 anni. Ma poi sapete come succede? Un po' che i crociati gironzolavano in cerca di reliquie come cani da tartufo. Un po' che la zona era contesa tra cristiani e musulmani. Fatto sta che gli angeli, vedendo la situazione, si caricarono la casetta sulle spalle e spiccarono il volo, casetta compresa. La casetta però, come abbiamo detto all'inizio, non era tanto aerodinamica. E anche se gli angeli scelti per la trasvolata erano belli nerboruti, dovettero fare delle soste. Io sarei un po' stanchino. Che ne dici se la appoggiamo qui, a tersatto un momento? Ma sì, dai, giusto il tempo di riprendere fiato. Ma che ore sono? Siamo in ritardo? E non saprei, è il 1294. In che anno siamo partiti? Così gli angeli ripartirono con la loro casetta in spalla. Ma TripAdvisor non c'era ancora. Né tantomeno c'erano blog di viaggi che potessero consigliare i 10 migliori luoghi di atterraggio per angeli con casetta in spalla. Ma anche se avessero viaggiato ai giorni nostri, comunque il portale per il controllo del traffico aereo civile in Italia non li avrebbe aiutati più di tanto. Così questi dovettero andare un po' per tentativi. Senti, a me è venuto appetito. Appoggiamola qui un momento per un pranzo veloce. Va bene? Sì, ma giusto una piadina e poi ripartiamo. La appoggiarono vicino ad Ancona, mentre facevano una sosta per uno spuntino veloce. Poi la ripresero e la portarono a Banderuola, vicino a Loreto. Questo mi sembra davvero un bel posto. La lasciamo qui, cosa ne dici? Siamo vicini al mare, c'è il rischio di incursioni saracene. Portiamola un po' più in là. Un nuovo voletto e arrivarono un po' più nell'interno. Gli angeli pensavano che quello fosse il posto giusto, ma non si erano accorti che... Ma insomma, non avevi visto il cartello proprietà privata? Sì, l'ho visto, ma sembravano brava gente. Salutavano sempre. Ma se stanno già mettendo un biglietto per i pellegrini, che manco Gardaland costa così tanto. Gli angeli non pensavano che la casetta dovesse essere usata per specularci sopra, così la spostarono di nuovo e questa volta trovarono il posto giusto. Infatti, ancora oggi la troviamo lì, all'interno del santuario della Santa Casa di Loreto, che fu costruito per custodirla e proteggerla. Al suo interno fu poi posta una statua della Madonna, che anche solo restandosene lì assorbì di certo le abilità di volo della casetta. E per questo motivo, nel 1920, su insistenza dei piloti sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale, venne dichiarata patrona degli aeronauti. Quindi non stupitevi se vicino al santuario troverete parcheggiata una bella freccia tricolore.
e a Loreto troverete anche il Museo Storico Aeronautico. Questo potrebbe essere il momento giusto per visitarlo, perché proprio quest'anno è il centenario dell'aeronautica militare italiana e un po' ovunque si stanno organizzando varie celebrazioni. Adesso che abbiamo parlato della Santa Casa, passiamo a vedere anche cosa c'è qui intorno. Partiamo dalla piazza davanti alla Basilica, dove c'è la Fontana Maggiore. Sulla fontana ci sono i draghi! Guarda, amore, io adoro i draghi! Sono molto belli, ma la vera opera d'arte non è la fontana in sé, ma l'acquedotto che porta l'acqua in città e che si trova quasi interamente sottoterra. Fu costruito per volere di Sisto V e infatti, per ringraziarlo, gli hanno messo una statua proprio qui davanti. Non vorrei deluderti, ma la statua non è lì per quello. L'hanno fatta mettere lì 8 prelati della zona che il Papa aveva elevato al rango di cardinali. Ah, però, neanche le questi 8. No, si dice devoti. Ma non indugiamo e parliamo del santuario. La cosa che si nota subito è la copertura in marmo della Santa Casa, che è un tripudio di sculture. L'aveva progettata il Bramante, insieme al Palazzo Apostolico e alla piazza qui davanti. Poi però ci furono un paio di intoppi. Il progetto della facciata non fu realizzato e lui il Palazzo Apostolico lo voleva di 3 ali, in modo che circondasse tutta la piazza. Riuscirono a costruirne solo una, quella più lunga, mentre la seconda, che vediamo oggi, è stata finita solo nel XVIII secolo. E il lato rimanente non fu mai costruito, anticamente, per una questione di costi. E dopo perché non si riuscì ad espropriare i palazzi sul lato meridionale della piazza. Un'altra cosa che colpisce all'interno della Basilica è la sala del tesoro affrescata dal pomarancio, perché qui sluccica tutto! E pensa che i tesori che puoi vedere oggi non sono poi così incredibili, perché i migliori furono portati a Roma per salvarli dalle truppe napoleoniche, le stesse che poi si presero tutto ciò che era rimasto. Sembra che si siano portati a casa, solo dal santuario, 94 chili d'oro e 17 quintali d'argento, oltre a molte opere d'arte. Un bel bottino, insomma. E come se non bastasse, rapirono anche la statua della Madonna. Per fortuna però non se la tennero tanto, perché 4 anni dopo, nel 1801, la restituirono. Purtroppo però, nel 1921, il saccello prese fuoco e la Madonnina bruciò. Così, quella che possiamo vedere oggi è una nuova. Papa Pio XI offrì subito un cedro del Libano proveniente dai Giardini Vaticani e gli artisti Enrico Quattrini e Leopoldo Celani lo usarono per realizzare la nuova Madonnina a tempo di record. Questo incendio non fu l'unico subito dal santuario, perché anche la cupola che vediamo oggi, bellissima e di grandissimo impatto, coi suoi affreschi dai toni accesi, ha avuto una vita travagliata. All'inizio, nel 1615, era stata affrescata dal pomarancio, ma quei dipinti col tempo si deteriorarono e si staccarono e a inizio Novecento si diede a Cesare Maccari l'incarico di rifare il look alla cupola. Il Maccari fece un gran lavoro e se volete vederlo meglio, perché dal basso magari i particolari non si vedono bene, potete visitare il Museo Pontificio della Santa Casa, dove troverete i suoi cartoni preparatori. Purtroppo l'integrità di questi affreschi fu in parte minata quando nella tragica notte tra il 5 e il 6 luglio del 1944, in piena Seconda Guerra Mondiale, i bombardieri tedeschi sganciarono bombe sulla città, colpendo anche la cupola del santuario. Niente paura. Ormai è stato tutto restaurato e la Basilica di Loreto oggi sembra bella come in quei giorni del Rinascimento in cui era appena stata costruita. Ma tornando al Museo Pontificio della Santa Casa, mentre siete lì, non fermatevi solo ai cartoni del Maccari, perché ci sono anche altre cose che meritano di essere viste, come per esempio i molti dipinti di Lorenzo Lotto.
A me è piaciuto molto Fortezza che abbatte fortuna. Guarda, non è incredibile? Amore, ma Fortezza sta per caso prendendo a colonnate in testa la fortuna? Sì, non è grandioso. Un filino violento. Però rende bene l'idea. Ma scusa, amore, perché qui ci sono così tanti lavori di Lorenzo Lotto da riempirci una sala? Beh, ce ne sono così tanti perché questo pittore, verso la fine della sua vita, si fece oblato. Obliterato? Come un biglietto? Ma no, oblato! Vuol dire che decise di donare i suoi averi e se stesso alla Chiesa. E in particolare il Lorenzo si donò proprio alla Sacra Casa. Ah, ecco, adesso ha più senso, in effetti. Ci sono molti altri capolavori in questo museo, ma noi vogliamo citare gli arazzi raffaelleschi. Di arazzi creati dai cartoni originali di Raffaello ne esistono molti in molti posti e sono tutti bellissimi. Questi di Loreto, però, erano stati rapiti insieme alla Madonna dai soldati napoleonici. Ma alcuni facoltosi cittadini di Loreto furono disposti a pagare un riscatto per riaverli. E ora sono di nuovo qui. Amore, ma Loreto non ti ha fatto un effetto un po' strano? Un pochino sì. Credo sia l'effetto wow una volta entrati all'interno della Basilica. Tra le chiese che abbiamo visitato, credo che sia secondo soltanto a quello di San Pietro. Ma non è stato solo quello. È che il centro era così silenzioso, tranquillo. Noi non ci siamo abituati a queste cose. Ah, ti riferivi a quello. Effettivamente, credo siamo stati molto fortunati noi, ma quando siamo usciti per il giretto serale, in giro per le strade non c'era nessuno e tutto il centro storico era silenzioso e deserto, quasi magico. È vero. Comunque anche per questa settimana è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e se avete tempo date un'occhiata anche al nostro blog e ai social. Buona Pasqua! Ciao!